Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O martire di Martire di Dio, Dio, discepolo discepolo fedele, fedele, che che hai hai segnato segnato nel nel sangue il sangue il patto del patto del battesimo. battesimo. Tu dividi con Cristo l'agnello del riscatto, la croce e la vittoria nel regno dei beati. Intercedi Intercedi per per noi noi, pellegrini pellegrini nel del mondo, tempo, e e guidi i guida i nostri nostri passi passi sulla sulla via via della della pace. pace. Tu libera gli oppressi, sostieni i vacillanti e raduna i dispersi nell'amore del A Padre. te Pensa ci lodo, loro, Cristo, parola parola del del Dio Dio vivo, vivo, che che svegli svegli nel del mattino mattino la la forza forza del del tuo tuo Spirito. Spirito. Amen. Amen. È bello da lode l'Altissimo annunziare al mattino il suo amore. È bello la voce del Signore E e cantare cantare il tuo nome altissimo, annunziare al mattino il tuo onore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'alba che ci corre e sulla lira con canti sulla cetra. poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna, ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici che periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi spezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vecchi e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia in lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bello dal luogo all'Altissimo annunziare al mattino il suo nome. Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi consolerò sul nostro Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti. E vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diede ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli, amen. Un cuore Cuore nuovo nuovo, donaci, Signore, Signore, entri entri in in noi noi con con lo lo Spirito Spirito Santo. Santo. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. Il Signore nostro Dio, Quanto è quanto grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. con la bocca dei bimbi e dei lattanti, affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai incoronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i gregi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Mia forza nel mio canto è il Signore. Mia forza nel mio canto è il Signore. Lui la mia salvezza. Mio canto è il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mia forza nel mio canto è il Signore. Beati voi perseguitati per la giustizia, vostro è il regno dei cieli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha vigilato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha promesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza dimora in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per riscarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. Celebrati con il tuo sangue, o Signore, per i tuoi martiri che abbracciarono la morte a testimonianza della fede. Donaci la vera libertà di spirito. Per i tuoi martiri che confessarono la fede fino all'effusione del sangue, da noi una fede pura e coerente. Per i tuoi martiri che seguirono le tue orme nel cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita. Per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimediamo noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, con il sacrificio dei martiri edifichi la tua Chiesa, mistico corpo di Cristo, fa che la gloriosa passione che meritò Sant'Ignazio una corona immortale ci renda sempre forti nella fede,
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Le anime dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, dei defunti della famiglia associativa, dei sacerdoti e sorelle defunte, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discenda noi benigno nell'intimo dei cuori, dolcemente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio, Trino e unico, fonte di eterno amore. Amen. Nella dura lotta il Signore vi diede vittoria, perché più potente di tutto è il suo amore. Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola, venga al tuo volto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa. Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi doveri, la mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, la tua legge è tutta la mia gioia. Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E fuori il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriva veloce. Tu sei più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, che ha benedetto Dio per sempre. Cingi pro della spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà, ti arvida la sorte, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute, ora i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e le pietà detesti. Dio e il tuo Dio ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cenere. Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra le regine nori di Ofir. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, anni. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, ti dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al Re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. Da Dio vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del Re è tutta splendore, gemme tessuta d'oro è il suo vestito. È presentata al Re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia e risultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella dura lotta il Signore ti chiede vittoria, perché il più potente di tutto è il suo amore. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà dopo una breve sofferenza, vi confermerà e vi renderà forti e sani. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Il Signore l'ha rivestito di gioia.
Vi ha posto sul capo una splendida corona. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che nel sacrificio dei martiri edifichi la tua Chiesa, mistico corpo di Cristo, fa che la gloriosa passione che meritò Sant'Ignazio ed Antiochia, una corona immortale, ci renda sempre più forti nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il suo Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro corpo per conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che egli ha da sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ho cercato il Signore e da ogni paura mi ha liberato. Benederò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Ho cercato il Signore e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Ho cercato il Signore e da ogni paura mi ha liberato. L'angelo del Signore si accampa, attorni quelli che lo temono e le libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, buono l'uomo che in Lui si rifugia. Ho cercato il Signore e da ogni paura mi ha liberato. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua.
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. La Chiesa oggi celebra la memoria di Sant'Ignazio d'Antiochia. Sant'Ignazio è il successore di Pietro, proprio in Antiochia, e proprio ha scritto a diverse chiese, ma quella, la lettera scritta ai Romani, è una delle più belle pagine della storia dei martiri nella Chiesa antica, nella Chiesa primitiva. Ignazio, che invoca, chiede ai suoi fratelli cristiani romani di non far nulla perché lui non venga portato nel circo, perché lui non venga stritolato dai leoni, così egli si esprime, e lo fa in un modo così pieno di fede, di forza, di amore, che l'unico suo bene, dice Ignazio, è quello di diventare pane macinato, che sulle ossa siano stritolate per diventare un'ostia pura. E nonostante questo suo desiderio di essere di Cristo, di partecipare alla passione di Cristo che lui stesso invoca, la misericordia di colui che è morto per noi sulla croce, cerca nello stesso tempo che i suoi fratelli preghino per lui perché lui diventi farina, perché le sue ossa diventano pane per gli altri, perché le sue ossa siano stritolate. Proprio questo martirio, questa pagina bellissima della lettera che lui scrive ai Romani, Ignazio mostra tutta la sua fede, tutta la sua forza. Non c'è debolezza, perché io l'ho chiesto al Signore, dice Sant'Ignazio, e questa debolezza è diventata per me forza, forza totale a cui io devo appartenere. Voglio compartecipare alla passione di Cristo, voglio compartecipare al dolore del Redentore per essere parte nella gloria di Cristo nel suo regno. In poche parole è quello. Ignazio si riferisce a ciò che Gesù dice, l'abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo di Giovanni: se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. Se il chicco di grano invece caduto in terra muore, allora porta frutto. Perché? Perché l'unico mio bene, l'unico bene, dice Giovanni, riferendosi proprio a quello che ha detto Gesù, perché chi ama la propria vita la perderà e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Amare, odiare, non vuol dire che bisogna odiare la nostra esistenza terrena, ma significa che il nostro pensiero, la nostra vita, soprattutto la nostra dedizione, è guardare al fine ultimo, che è quello del Regno dei Cieli. E allora, per poter far questo, dice Giovanni, bisogna seguire Cristo, camminare con Cristo Gesù è molto semplice nello spiegarci come si fa a seguirlo. Chi prende la sua croce
mi segue ogni giorno, questo avrà la vita eterna. Cari fratelli e sorelle, i martiri, Ignazio, Valdriano, Cecilia, ci danno un grande insegnamento. Questo forte desiderio di appartenere a Cristo, questo forte desiderio che non è un suicidio, no, è la speranza della vita, è al contrario di quel che si pensa, perché il desiderio della vita eterna è il desiderio di vedere il volto di Cristo, è il desiderio di compartecipare per sempre alla gioia di Cristo. Se soffrire il tuo soffrire tale da non poter parlare, da non poter capire, allora ricorda il suo dolore, ripensa al sacrificio di Cristo sull'altare. La sua, la nostra messa, il mondo non capirà. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, con mai gradito il sacrificio di San Ignazio, frumento del Cristo macinato nel martirio, per formare il pane a te consacrato, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore. Dio Padre Onnipotente, a imitazione di Cristo tuo Figlio, il Santo Martire Ignazio ha reso testimonianza con il suo sangue, Padre, che riveli ai deboli la forza del martirio. E noi, uniti agli angeli e ai santi, unanimi proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù. Gesù Cristo nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, i martiri, Sant'Ignazio di Antiochia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Agnello di Dio. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dimmi soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Ci sostenga e ci rinnovi, Signore, il pane che abbiamo spezzato alla tua mensa nella nascita al cielo del martire Sant'Ignazio, perché con le parole e con le opere ci dimostriamo autentici cristiani, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore nostro Gesù Cristo, noi oggi offriamo noi stessi a imitazione di Sant'Ignazio di Antiochia. Vogliamo offrire il nostro corpo in olocausto, vogliamo offrire il nostro corpo perché, accettando la sofferenza e il dolore che ogni giorno dobbiamo vivere, dobbiamo convivere e nello stesso tempo questa nostra sofferenza giovi non solo alla salvezza della nostra anima presso di te, o Creatore, Signore, Redentore, ma anche per tutti i nostri fratelli. Accetta la sofferenza di tante persone che soffrono per vari motivi. Accetta, o Signore, l'offerta e l'olocausto di tanta gente, di tanti uomini, donne, bambine che diventano strumento di martirio, sono fatti strumenti di martirio. E allora tu, Signore, che tutto puoi, tu che tutto sai e tutto conosci e tutto vedi, accettaci così come siamo, perché noi stessi ti offriamo per i nostri fratelli la nostra vita, il nostro corpo, le nostre pene, le nostre sofferenze. Amen. Vergine Maria, tu che tutto puoi presso Gesù, benedici tutti coloro che in questo momento sono uniti a noi nella preghiera e nella carità. Valeriano in Sicilia, sosteneteci con la vostra preghiera, sosteneteci sempre con il vostro esempio, con il vostro amore per Cristo e per tutti noi, così sia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Auguro a tutti voi una buona domenica, ricordandovi sempre che domenica nasce da Dominus, dal Signore, e che quindi, come il Signore stesso ha scritto, ricordati di santificare le feste, quindi il dovere di partecipare all'Eucaristia, di partecipare alla vita sacramentale per essere veramente Chiesa e per appartenere veramente come gregge al Signore Gesù Cristo. Faccio gli auguri a tutti coloro che si chiamano Ignazio, ma faccio anche gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Luca. Domani è domenica, non si fa menzione dell'Evangelista, e quindi gli auguri a tutti coloro che portano questo nome e a quanti celebrano il loro anniversario di nascita, il loro anniversario di qualche cosa di bello che nella loro vita hanno costruito e fatto. Già vincendo.
to find.